Buongiorno a tutti, benvenuti anche al nostro panel. Oggi ci occuperemo di un tema centrale, che raccontando le aziende come stiamo facendo in questi giorni qui al Salone. Il tema centrale è quanto le aziende fanno rispetto ai loro dipendenti, ai loro collaboratori. Quindi proveremo a volgere lo sguardo all'interno delle aziende. Lo faremo con un panel, come vedete, numeroso. Io ho avuto la fortuna di conoscere in anteprima un po' le loro esperienze e ci sono davvero delle esperienze che sono assolutamente meritevoli di essere raccontate, perché possono essere anche, come dire, oggetto di ispirazione. Siamo dentro a un contesto che si chiama, no, il Salone della Responsabilità Sociale, ma anche dell'innovazione sociale, e qui vedremo anche un pezzo di innovazione sociale, credo con dentro un framework che è un framework moderno, che ormai non si può più, come dire, sfuggire, a cui bisogna andare incontro. Abbiamo tutti probabilmente nella memoria, negli occhi, anche l'ultimo campagna pubblicitaria di Barilla, no? Che è una grandissima azienda italiana, e ormai, come dire, facendo anche incontri di formazione sulla comunicazione e la comunicazione sociale, li stiamo un po' studiando. Non c'è più nessuno che ti dica, ormai, come dire, l'analisi è ormai condivisa da tutti gli osservatori più attenti. È difficile che un'azienda proponga direttamente un prodotto. Ormai le aziende propongono, come dire, un sistema di valori, un modo di pensare, un modo di stare al mondo, no? E quindi dentro questo framework l'attenzione rispetto a chi poi l'azienda la fa, che sono le persone dell'azienda, non può mancare. Adesso noi faremo, io mi taccio, è un argomento che mi prende molto, però mi taccio, facciamo un giro brevissimo di presentazioni, così vi presento tutti i nostri relatori, dopodiché andremo invece a raccontare l'oggetto della nostra conversazione, che è cosa fanno a vario titolo per le persone delle loro aziende. Come vedrete, ci saranno aziende, sia aziende profit che sia aziende non profit, e diciamo che questa commistione, il fatto che questa mescla, no, questa ibridazione, credo che sia un altro valore aggiunto, no, dentro questo mondo che stiamo raccontando. Partiamo dalle presentazioni. Intanto presento me stesso: sono Stefano Arduini, direttore di Vita e di Vita.it, il sito del terzo settore dell'innovazione sociale, il sito del mensile dell'innovazione del terzo sociale. Avete probabilmente la possibilità di avere l'ultimo numero di Vita, che è uscito proprio oggi in mano, credo che sia distribuito gratuitamente. Andiamo in ordine di comparizione. Mariangela, Candido, HR e Organization Director di Andriani. Cos'è Andriani? Io il microfono io lo tengo, però facciamo così perché non ve lo mollo questo, però voi fate girare questi. Grazie. Perfetto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono pure appunto Mariangela Candido, direttore risorse umane ed organizzazione di Andriani. Noi siamo un'azienda specializzata nella produzione di pasta alternativa alla pasta di grano, da materie prime naturalmente prive di glutine, sia cereali che legumi. Produciamo sia con il nostro marchio che Felicia, che è soprattutto conto terzi. Siamo diventati negli anni, insomma, un'azienda sempre più grande. Siamo cresciuti in realtà nel giro di poco tempo, siamo diventati una società benefit e da poco ci siamo anche uniti al movimento B Corp, quindi il nostro purpose è non soltanto ovviamente creare profitto, ma creare valore sia all'interno dell'azienda che all'esterno, sul nostro territorio, sulle stakeholders, sull'ecosistema. Dove siete voi? La nostra sede centrale è Gravina in Puglia. Siamo una delle capitali italiane della pasta, esatto, del grano. La nostra però è tutta tranne grano, perché appunto. Abbiamo una miriade di materie prime, però tutte tranne il grano, appunto. Ottimo, grazie Mariangela. Passerei subito la parola, passiamo appunto subito da tra profit e non profit, tra profit e pure benefit corporation, quindi insomma un profit moderno. Maria Chiara Roti, che è il direttore generale di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. Ce ne sono altre, Maria Chiara? Sì, ho trovato il microfono. Vai. Buongiorno a tutti, io sono Maria Chiara Roti e dirigo Fondazione Ronald McDonald, che si occupa di accoglienza e cura di bambini che migrano, che lasciano la propria abitazione e con le loro famiglie cercano la miglior cura
presso gli ospedali pediatrici italiani. Attualmente conduco, coordino il lavoro di 8 programmi di accoglienza, per programmi intendiamo case e family room, appartamenti, all'interno degli ospedali italiani. E io, la mia realtà è una realtà no profit, ma dal nostro nome, anzi dal nostro cognome, Fondazione Ronald McDonald, è chiaro che siamo l'emanazione di una ben più grande azienda, di una multinazionale che è McDonald's, e siamo la sua fondazione d'impresa. Peculiare perché siamo sia fondazione corporate che operativa, quindi tra noi e i nostri beneficiari, le mamme e i papà accolti, non c'è nessuno, ci siamo noi e il nostro team qui presente, di cui vi parlerò. Grazie, grazie Maria Chiara. Io ho avuto la possibilità di visitare la casa che hanno a Niguarda, che è qui a Milano, che è una delle ultime che sono nate, veramente fanno un lavoro veramente, veramente straordinario. Però oggi non ci parlerà tanto di questo lavoro, ma ci parlerà di quanto, come dire, il senso anche del lavoro che fanno, il senso del valore sociale che hanno, viene trasmesso anche rispetto a chi lavora con Maria Chiara e la sua squadra. Abbiamo un CFO, ma anche il HR Director di Teleperformance Italia, Gianluca Bilancioni. Salve a tutti. Allora, io sono un animale abbastanza strano, perché un CFO, un direttore finanziario, che da 4 anni fa anche il capo del personale, diciamo, è un unicum non solo nel nostro gruppo delle performance. Noi siamo contact center, quindi siamo circa 500.000 persone nel mondo, in Italia siamo circa 2.500. Allora, la piccola rivoluzione che abbiamo provato a fare in questi ultimi 4 anni è stata quella di stravolgere completamente l'organizzazione interna, mettendo da parte le procedure, i processi, le istruzioni operative, e mettendo il cuore delle nostre persone. Sembra una frase molto politica, lo è, però noi siamo riusciti a farlo. Cioè, noi abbiamo detto: ok, ascoltiamo le nostre persone, sentiamo cosa serve alle nostre persone, proviamo a rendere il loro mondo un mondo migliore. Loro miglioreranno come persone e noi avremo delle migliori persone che lavorano per noi. Proviamo a farlo, sembra una follia, poi vi racconterò meglio. Noi l'abbiamo fatto, l'azienda è completamente cambiata. Noi siamo passati da perdere 9 milioni di euro a guadagnare 3 milioni di euro, non licenziando nessuno, non assumendo nessuno, ma abbiamo cambiato le persone. Noi abbiamo 2.500 persone diverse da come erano 4 anni fa. Grazie Gianluca, ti fermo qua perché poi approfondiremo. Alla sua sinistra c'è Stefano Oltolini, che è il capo del fundraising delle partnership di Sole Terre, che è un ONG italiana, presente, lavora in Italia e non solo in Italia, perché questo lavoro a cui accennava Gianluca Bilancioni è un lavoro che non hanno fatto da soli, ma... Sì, buongiorno a tutti, mi collego alle parole dell'amico Gianluca. Sì, Sole Terre è una ONG, una fondazione, una non-profit orientata sicuramente al futuro, da sempre però... Lavoriamo per chi sta peggio, con un concetto ben chiaro in testa, quello del benessere psicofisico, che non è solo l'assenza di malattia, ma il cercare di mettere tutti nelle condizioni di poter esprimere il meglio di sé. A partire anzitutto dai contesti più disagiati, sia geografici che a volte di stato di salute. Noi lavoriamo, il nostro programma forse più famoso è quello proprio sui bambini malati di tumore e sulle famiglie che devono affrontare un momento estremamente difficile. Però benessere a tutto tondo vuol dire anche essere pronti ad ascoltare contesti diversi. Oggi racconteremo assieme a Gianluca un contesto diverso, aziendale, dove un bisogno aziendale ha visto una risposta da parte di Sole Terre, quindi non un'agenzia for profit che vende servizi a un'azienda, ma una no profit che si mette a tailorizzare, quindi a creare un servizio ad hoc fatto di mutuo ascolto. Noi abbiamo tanti psicologi, grandi professionisti. Fermati qui Stefano, direi di fermarci qui, perché poi così dai, non svegliamo tutte le carte, capiremo come dire un'azienda, una multinazionale dei call center ha trovato l'incastro giusto con un ONG che si occupa anche di un tema importante come il supporto psicologico ai bambini e alle famiglie, ai bambini malati di tumori e alle loro famiglie. Certamente. Grazie Stefano Oltolini. Laura Celli, eccola Laura. Grazie. Prendi pure, che invece è la Sustainability Manager di Edenred.
Esatto, Edenred Italia nasce 40 anni fa, Edenred nasce 40 anni fa come l'inventore dei ticket restaurant e in 40 anni di storia si è affermato come leader mondiale per aver innovato e in realtà anche semplificato quello che è il mondo del lavoro attraverso delle soluzioni che aiutano da un lato le aziende ad essere più talent attraction, attrattive nei confronti dei talenti, dall'altro cercando di sviluppare un network di realtà commerciali sul territorio, ma con un obiettivo ultimo che poi fa anche parte del nostro purpose, che è quello di aiutare le aziende e clienti nel benessere delle proprie persone e quindi con tutta una serie di soluzioni che poi mettiamo per primi noi in atto all'interno della nostra realtà, della nostra azienda. Anche noi siamo una realtà multinazionale, siamo 10.000 persone presenti in 45 paesi, facciamo capo a una realtà francese che è quotata a Parigi e fa parte del CAC 40, quindi tra le 40 aziende maggiormente capitalizzate nel mercato azionario parigino. Grazie, grazie Laura. Marta Antola, io ho sempre il problema. Antola, giusto? Beccato l'accento. Marta è Sales Account Manager di Up2You. Chiuderemo, diciamo, con un'esperienza che non è tanto un'esperienza direttamente di welfare aziendale o di benessere interno all'azienda, perché loro invece sono una realtà che aiuta le altre aziende a creare dei meccanismi affinché questi programmi di well-being aziendale si possono atterrare e possono essere anche, come dire, appetibili dentro. Adesso dopo vediamo, dopo ci dirai cosa avete fatto, adesso invece dici qualcosa sulla tua azienda. Sì, allora noi siamo una startup Green Tech certificata B Corp. Quello che facciamo è, abbiamo sviluppato delle tecnologie basate, appunto, delle soluzioni basate su delle tecnologie proprietarie che aiutano poi aziende da startup, PMI, ma anche grandissime aziende, gruppo FS, Banco Etica, tante aziende grandi, a intraprendere dei percorsi verso la sostenibilità. Questi percorsi ovviamente poi vanno strutturati con le aziende insieme a loro sulla base di quanto è già stato fatto, quindi noi possiamo inserirci proprio dalla base, che per noi si struttura come il primo step è sempre il calcolo delle emissioni che un'azienda ha in questo momento nella situazione attuale, il secondo step per noi è sempre studiare insieme una strategia di riduzione e il terzo, della quale poi vi parlerò principalmente oggi, è l'aspetto di miglioramento, quindi tutta questa strategia è volta effettivamente a migliorare l'impatto emissivo di un'azienda. E questo non si può fare se non si riescono a coinvolgere una serie di stakeholder. Nel particolare oggi vi parlerò di una soluzione che abbiamo studiato noi, una piattaforma per fare engagement dei dipendenti sulle tematiche della sostenibilità. Si chiama Planet e poi vi racconterò un pochino meglio. Grazie, grazie Marta. Siete stati bravissimi, quindi abbiamo tempo, sarò, come dire, meno rigido poi su invece gli interventi adesso, che sono quelli forse più interessanti, perché qui oggi facciamo molta poca teoria e tanta pratica. Io riprendiamo, come dire, il filo, riavvolgiamo il nastro, Maria Angela Candido, Andriani. Che cosa fate e perché lo fate? Cioè, come scegliete i programmi che state portando avanti in azienda? Allora, innanzitutto noi chiaramente siamo già un'azienda che lavora proprio sul benessere, proprio nel suo core business, no? Perché in primis lavoriamo sul benessere dei nostri consumatori. È chiaro che però il concetto quindi di benessere fa parte un po' del nostro DNA, quindi lo orientiamo all'interno dell'azienda in primis e ovviamente, diciamo, sul territorio, tutto ciò che ci circonda. Ci siamo chiesti dall'inizio di questo percorso, alcuni anni fa, cosa significa innanzitutto creare benessere per le nostre persone? Perché è un'etichetta, è una parola, però bisogna un attimino sostanziarla. Quindi abbiamo tratto ispirazione dagli studi della psicologia positiva, che associa il concetto di benessere, quindi proprio il well-being, il sentirsi bene, al concetto macro di felicità. Quindi quali sono i fattori e gli elementi che impattano sulla felicità? Quindi la possibilità di vivere esperienze gratificanti, ad esempio l'esperienza, il vissuto lavorativo, la possibilità di vivere relazioni positive in un clima, in un ambiente positivo, la possibilità di realizzare se stessi, le proprie propensioni, i propri desideri.
Quindi lavorare su questo vuol dire innanzitutto chiedersi che cosa davvero le persone vogliono, in che modo poter star bene, prenderci cura delle nostre persone. Sottolineo molto il concetto di cura perché è un elemento che caratterizza proprio noi quali esseri umani, è un po' un'attitudine dell'essere umano, perché la cura ci determina, no? La cura verso gli altri, la cura verso l'ambiente, la cura verso se stessi. Quindi lavorare su questo concetto vuol dire lavorare proprio sul benessere a 360 gradi, quindi da un punto di vista psicofisico ed emotivo. Per cui innanzitutto siamo andati a realizzare un ambiente lavorativo che in qualche maniera incarnasse... Cioè, questo l'avete fatto fin da subito o c'è stato un momento in cui avete maturato questa necessità, questa esigenza? Allora, in realtà è qualcosa che era già connaturato proprio nello spirito e nel modus operandi dell'azienda, quindi già proprio nelle modalità in cui si agiva all'interno, sin dagli inizi, c'era questa ispirazione. Poi nel tempo è stata strutturata sempre più, perché si è iniziato a notare che lavorare in questa maniera produceva dei risultati. Chiaramente, diciamo, in primis sono dei risultati tangibili, cioè le persone le vedi al lavoro più sorridenti, più serene, più soddisfatte. Poi tutto questo chiaramente si esplicita con un aumento della motivazione intrinseca, no? Che è quello che poi ci permette alla fine di lavorare meglio, di anche legarci di più a un'azienda, creare più identità organizzativa, che poi un po' solidifica, no? Il rapporto con la nostra azienda e ci permette di rimanere più a lungo, e d'altra parte crea anche una maggiore attrazione dei talenti, quindi tutto poi l'impatto è ovviamente sulla performance e quindi ovviamente risulta sulla produttività aziendale, che poi è l'elemento più tangibile, più facilmente misurabile. Quindi abbiamo voluto creare ad un certo punto anche un ambiente lavorativo che in qualche maniera incarnasse questi principi, che potesse aiutare le persone a sentirsi più felici sul lavoro, no? Ci siamo detti coltiviamo un po' il giardino delle emozioni che si creano all'interno della nostra azienda, perché non dimentichiamo che le persone, quindi i lavoratori, non sono soltanto un ruolo organizzativo, una posizione, ma sono in primis degli esseri umani che quindi in quanto tali hanno una serie di caratteristiche che li definiscono personali, di esperienze, di attività cognitive, di emozioni. Tutto questo deve essere preso in considerazione e valorizzato se vogliamo avere rispetto della dignità del lavoratore. Quindi abbiamo creato, come dicevo, uno smart building, lo abbiamo definito così, che incarnasse appunto questi principi. Smart perché? Perché abbiamo voluto proprio cogliere il concetto della flessibilità, dell'agilità, della fluidità. Noi non abbiamo dei muri all'interno appunto dell'edificio, non abbiamo delle porte, abbiamo solo vetrate, proprio per dare questo senso, no? Anche di uguaglianza e di condivisione anche delle informazioni. Scrivanie non assegnate, ognuno può sedersi dove vuole a seconda delle attività da svolgere. Abbiamo inserito all'interno proprio del contesto lavorativo, del logo lavorativo, anche delle aree dedicate più alla distrazione, diciamo anche un attimino più al relax, quindi anche delle poltroncine per magari anche degli incontri a due o comunque piccoli gruppi, magari anche per dei momenti in cui si fa una chiacchierata e quindi si può arrivare anche più facilmente a una presa di decisioni. Il nostro bar aziendale è sempre aperto durante tutto il giorno e a volte notiamo che in quei momenti anche un po' più informali è più facile magari confrontarsi anche su tematiche anche un po' ostiche rispetto a essere chiusi magari in delle sale riunioni per ore. Abbiamo un ristorante aziendale in cui ciascuno può scegliere quotidianamente un menù che permetta un apporto nutrizionale equilibrato, perché questo fa tanto sull'aspetto del sentirsi bene, no? Proprio da un punto di vista psicofisico. Poi dicevo, noi siamo facilitati perché lavoriamo proprio come azienda sul concetto del quanti siete lì a Gravina? Beh, qui a Gravina, allora, in tutto siamo circa 250 presenze nella sede di Gravina, quindi insomma siamo diventati un pochino grandicelli, e sottolineo che tutte le iniziative che mettiamo in campo non prevedono alcun tipo di trattenuta per le nostre persone. Abbiamo creato anche delle sale training molto ampie, perché facciamo ovviamente tanta attività di formazione, perché per noi fare formazione significa non soltanto creare ovviamente aggiornamento continuo, ma sono proprio dei momenti anche per fare team building, per stare insieme, per essere più valorizzati come persone, soprattutto quando si lavora sulle soft skill.
E sottolineo che facciamo attività di formazione non solo su competenze professionali, ma anche sullo sviluppo di competenze personali. Ad esempio, abbiamo portato avanti dei corsi sull'assaggio di vini, sull'assaggio di oli, attività che magari non c'entrano nulla con lo svolgimento del lavoro, però permettono di ampliare le proprie competenze personali. Dove si manda il curriculum? Poi dopo vi lascio ricordare. No, è una battutaccia. No, volevo dire, no invece, ma rispetto alle persone che poi recruiting delle persone. C'è richiesta, il fatto che voi avete tutti questo tipo di programmi che immagino poi sul territorio siano conosciuti ha portato, come dire, anche una maggiore attenzione da parte dei lavoratori, perché sai, oggi il tema del senso del lavoro, no? Si parla della grande ritirata dei giovani che preferiscono, come dire, se non trovano il posto giusto dove andare a volare preferiscono quasi non lavorare, chi se lo può permettere, no? Da questo punto di vista avete dei dati anche, no? Rispetto a quali sono l'aumento, non so, delle domande di lavoro nella vostra azienda? Allora, questo io devo dire, lo dico sempre un po' con orgoglio, abbiamo la fortuna, chiamiamola così, di ricevere quotidianamente a volte anche centinaia di candidature da tutto il territorio italiano. Per noi è motivo di orgoglio perché siamo comunque un'azienda del sud e diciamo storicamente il movimento è sempre stato sud-nord, no? Anche come attrattività. Oggi ci rendiamo conto che invece stiamo diventando un punto di riferimento come azienda, anche proprio dal punto di vista di ciò che facciamo per le nostre persone, per molte figure, molti talenti che sono nati e cresciuti al nord, quindi non sempre sono persone che sono nate nel nostro territorio e poi sono cresciute, diciamo, in altre zone d'Italia, sono proprio nativi di altre zone che si sono unite a noi nella nostra avventura, nel nostro percorso, ma davvero tutte le parti d'Italia. E questo è un elemento che fa tanto la differenza, perché essere attrattivi per i talenti poi significa questo, vuol dire che si diventa un po' un'azienda che sì, sicuramente attira perché, per il tipo di business che fa, ma proprio per come la si vive, perché il lavoro, l'attività quotidiana, no, che svolgiamo non è semplicemente riempire delle ore del nostro tempo e vivere un'esperienza che è determinante. Se noi la viviamo in maniera positiva, in qualche maniera inficia anche positivamente su tutti gli altri ambiti della nostra vita, perché noi siamo un po' dei vasi comunicanti, quindi diciamo tutti i vari ambiti, i vari ruoli che ricopriamo tra loro sono interconnessi, non ci sono compartimenti stagni, quindi se noi permettiamo a tutti di avere un vissuto lavorativo positivo, in qualche maniera influenziamo tutto il vissuto del lavoratore, ma tra l'altro cerchiamo sempre anche di creare dei progetti, delle iniziative che vadano a migliorare anche gli altri ambiti della propria vita. Ad esempio, appunto, forniamo a tutti già da qualche anno un supporto psicologico gratuito, assolutamente anonimo, a cui ci si può rivolgere 7 giorni su 7, 24 ore su 24, non solo per affrontare criticità della vita professionale, ma anche della vita personale, relazionale, familiare, e creiamo questa attività di supporto, ad esempio, per lo svolgimento del ruolo genitoriale o in generale per il ruolo di cura. E torno a sottolineare l'aspetto della cura, perché è uno degli elementi che appunto ci caratterizza anche negli altri momenti della nostra vita, quindi non so. Mariangela, gli ultimi due minuti, c'è qualche progetto che avete in rampa di lancio su queste tematiche? Allora, ne abbiamo una marea, devo dire, quindi potrei stare qui ora a raccontarvi. Scegliene uno. Allora, ad esempio, abbiamo proprio iniziato in questi ultimi mesi a creare delle escursioni per tutti i nostri lavoratori durante l'orario di lavoro, perché tutte le attività che svolgiamo le svolgiamo sempre in orario lavorativo, perché quando si parla di equilibrio, vita personale, vita lavorativa, è questo, al di là dell'etichetta magari a volte anche abusata, il fatto che io posso svolgere attività della mia vita personale durante la giornata lavorativa, e quindi li portiamo magari a fare delle attività con appunto degli esperti del settore in zone anche del nostro territorio, perché come sappiamo passeggiare nella natura, essere a contatto col verde ha un impatto molto positivo sull'equilibrio dei nostri ritmi biologici, dei ritmi circadiani, quindi ci permette di essere più sereni, più tranquilli. Consideriamo che anche il verde proprio come colore ci insegna la psicologia del colore, ci aiuta a mantenere un senso di relax, di serenità, facilita l'apprendimento, in qualche maniera ci calma. Consideriamo che è il colore più presente in natura, quello anche meglio percepito dalla nostra retina, quindi abbiamo voluto creare questi momenti che servono a creare well-being, ma servono anche a fare
team building alla fine, no? Perché si sta tutti insieme fuori dalla, diciamo, dal contesto quotidiano, e quindi è più facile anche conoscersi meglio anche da un punto di vista umano, perché poi alla fine per prenderci cura anche gli uni degli altri, anche per dei nostri colleghi, molto importante è l'aspetto umano che ci caratterizza. Grazie mille Mariangela Candido. Grazie. Per il racconto della tua esperienza. Maria Chiara Rotti, voi avete un'expertise e una mission importantissime rispetto a quello, appunto, si parlava di cura rispetto a quello che fate rivolto all'esterno. Oggi però vogliamo prenderci questi 10-12 minuti invece per sapere quanto quel sistema valoriale poi si riverbera rispetto all'interno della tua organizzazione. Sì, hai toccato un tema importante. Dico qualcosa... Per le slide hai il... Ah, no. Se potete dovrebbe esserci un... Perfetto. Esatto, ottimo. Ok, hai toccato un tema importante, dico qualcosa di un po' provocatorio. Il terzo settore, il no profit, da cui io provengo, in cui io lavoro, si occupa sempre dei beneficiari storicamente, quindi che sono l'oggetto delle nostre cure, sono la nostra missione. E quindi si tende a lasciare, no, nel sottofondo chi lavora per il no profit, considerando storicamente che chi lavora nel no profit arriva dal volontariato con una sua motivazione personale tale per cui può superare ogni ostacolo anche lavorativo. Oggi non è più così, sappiamo, e voi giornali ci riportate della crisi dei volontari, la vediamo anche noi, e quindi è sempre più importante che le nostre persone siano curate e coltivate all'interno delle nostre organizzazioni. E per questo, ma soprattutto per creare coerenza coi lavori che esercitiamo, coi valori che esercitiamo nella nostra missione. Quando sono arrivata alla Fondazione McDonald's circa 4 anni fa, ho trovato una fondazione che aveva una caratteristica aziendale più marcata. E le risorse in quel momento, nel 2019, erano circa 27, vi do un po' di dati, con una raccolta fondi di circa 4 milioni di euro. Ho trovato delle risorse che seguivano procedure, processi, perché era retaggio aziendale, ma potevano fare ben poco intorno a sé, intorno alla persona. Io mi sono ispirata a un mantra americano, education first, quindi siamo partiti dalla formazione delle nostre persone, soft skills ma anche hard skills. Da McDonald's avevamo già come fondazione le learning weeks, quindi delle settimane gratuite di formazione su vari temi. Sono importanti ma non erano sufficienti. McDonald's si occupa di ristorazione e di benessere dei propri clienti in momenti della giornata. Noi ci occupiamo di infanzia, di bambini e di famiglie in un momento difficile della loro vita, la cura del proprio bambino. Quindi dovevamo trovare nuove formule educative, formative. E così abbiamo fatto, non è stato difficile, ci siamo rivolti alle principali università e abbiamo iniziato delle collaborazioni con le principali, con molte università italiane, tra cui la Bocconi, dove in questo momento siamo. Alcune delle nostre persone, ne cito solo alcune, hanno fatto percorsi di formazione importanti. Vedo qui una mia collega, Rosaria, che in questo momento sta seguendo all'Università di Pavia un master sul patient journey. Un'altra collega di Firenze ha seguito all'Università di Firenze il primo master sulla gentilezza. Io stessa sono qui, ne sono testimone, ho seguito un master, un executive master presso SDA Bocconi in management delle strutture sanitarie. Questo è stato un investimento importantissimo da parte di una piccola grande fondazione in termini economici e in termini di tempo, ma che sta già dando risultati meravigliosi. Per tornare ai dati, perché mi richiamo alla precedente intervento, i dati ci confortano su quello che stiamo facendo. In 4 anni io lo posso già vedere, da una raccolta fondi di 4 milioni di euro oggi raccogliamo 6 milioni di euro, da 27 dipendenti oggi siamo 37, da un avanzo di esercizio di 300.000 euro oggi abbiamo un avanzo di esercizio di 1,5 milioni di euro che ci permette di fare nuovi progetti.
ho raccolto fondazione a 5 programmi, quest'anno inauguriamo il nostro 9° programma. Quindi con le persone formate, mi rivolgo ai colleghi, reskill e upskill, si può fare molto di più e i numeri ci danno assolutamente ragione. Quindi direi questa sono alcune immagini vere, la mia laurea, la laurea di Paola all'Università di Firenze, vedo Cristina. Un altro programma che abbiamo fatto e che propongo a tante no profit e profit è l'Erasmus Fondazione Ronald McDonald. Noi abbiamo l'opportunità di essere parte di un network internazionale, anche europeo, e le nostre persone, le nostre collaboratrici sono già due stati che vanno nelle case Ronald all'estero per imparare buone pratiche e imparare la lingua, quindi diamo opportunità di imparare la lingua. Cristina, che è qui nelle immagini ma è qui anche al salone, è andata a Casa Evelina a Londra, abbiamo una collega che è andata a Lisbona e un'altra collega che è andata in Olanda, quindi è un Erasmus interno che stiamo promuovendo per dare esperienza, competenza anche linguistica. E poi quanto durano i soggiorni? 2 settimane, ma anche estendibili, 2 settimane, perché è il giusto equilibrio tra vita privata e appunto opportunità, ma io sarei un po' per spingere sull'acceleratore, andrei verso il mese, perché è quello che poi fa la differenza. Apriamo le candidature a breve anche per il prossimo anno. Abbiamo una borsa di studio interna anche per l'università, quindi per la laurea. Abbiamo tanti collaboratori, alcuni non sono in possesso di laurea, ma hanno una bellissima esperienza, gli manca un pezzettino. Borsa di studio di 3.000 euro per sostegno delle spese universitarie. E poi mi rivolgo a te, abbiamo mutuato dalla nostra azienda McDonald's e l'attività di performance review, molto atipico nel no profit, in cui ci si valuta secondo i risultati, secondo l'energia, e la missione, il gettare cuore oltre l'ostacolo. No, noi come le grandi aziende ogni anno nel mese di gennaio incontriamo tutti i nostri collaboratori, il manager incontra i collaboratori e stila insieme al collaboratore la lista degli obiettivi per l'anno, che sono 3. Vengono verificati nel mese di giugno e poi rivalidati nel mese di dicembre. Questa è un'attività tradizionale per le grandi aziende di performance review, ma molto atipica nel no profit, almeno io non l'avevo mai vista, e invito tanti colleghi che lavorano nelle risorse umane del no profit di incominciare un processo, perché porta all'oggettivizzazione del risultato delle persone, abbassi i livelli di emozione sul giudizio delle tue persone ed è il risultato ed è il percorso della persona che conta. Poi abbiamo introdotto i ticket restaurant, altra novità nel no profit, alcuni l'hanno ma ben pochi, perché si usano le cucine, no? Le cucinette, così. Ok, ma siamo a Milano, molti del mio team sono a Milano, una città che sta esplodendo nei costi. Abbiamo introdotto il ticket restaurant per aiutare le nostre persone nella pausa pranzo e nella spesa, tanto non dico niente di nuovo, viene utilizzato per la spesa a fine mese, insomma. Quindi è un aiuto di fatto alle famiglie oltre che alle persone. E poi, novità delle novità, siamo sulla piattaforma di Welfare Happily. Questa è, le aziende lo stanno facendo, il no profit non ne ho ancora sentito, noi abbiamo iniziato l'anno scorso, una parte dei bonus di risultato viene inserita sulla piattaforma Happily. Noi abbiamo scelto questo tra i tanti fornitori che ci sono sul mercato, e questo denaro virtuale, questo portafoglio tassato può essere convertito in attività per la persona o per la famiglia. Faccio un esempio pratico: con quello che io ho ricevuto ho potuto sostenere i campus estivi dei miei figli. Quindi è stato immediatamente il bonus ricevuto convertito nel welfare familiare, che per noi è così importante. Engagement, se ne è parlato, ho sentito delle esperienze bellissime. Anche noi abbiamo fatto come team tappe della Via Francigena, quindi l'abbiamo raccontato su Vita. Tu mi segui e mi hai dato tante chance di raccontarlo, e quindi stiamo utilizzando anche noi il cammino, la natura, come parte della nostra formazione e parte del nostro stare insieme. Ci incontriamo una volta all'anno, a fine anno, questo si chiama
End Year Meeting, lo vedete qui, l'anno scorso siamo stati a Vimercate vicino a Milano, quest'anno andremo a Reggio Emilia in una piccola città, è la mia, però raggiungibile con l'alta velocità da tutte le nostre case, e ci troveremo lì per fare il punto di fine anno e di inizio anno, ma soprattutto per stare assieme. Vi lascio con la vita vera, perché noi stiamo parlando oggi di persone, non solo di programmi. Ho tre persone speciali che vi voglio lasciare l'immagine. Valentina Pais è una mia collaboratrice, è responsabile di amministrazione e finanza, è un talento della nostra organizzazione e viene da una casa Ronald di Brescia, è stata educatrice, quindi sta facendo un percorso con noi. Gloria, che è qui con me, ha iniziato nell'area comunicazione, ha fatto un lungo percorso al nostro interno e in questo momento abbiamo creato proprio un nuovo ufficio, che sono gli affari istituzionali e gli affari generali, e si occupa delle relazioni istituzionali, con me il presidente. Laura Panni, l'ultima a destra, è capo operation e sviluppo insieme a me, ci occupiamo di nuovi progetti per i bambini. È stata un crew, quindi un cameriere in un ristorante McDonald's di Brescia, ne è diventata store manager, è diventata direttrice della nostra casa dei bambini di Brescia e oggi è il mio braccio destro. Grazie Maria Chiara Rotti, direttore generale di Fondazione McDonald's, grazie Maria Chiara. Gianluca Bilancioni, visto che comunque tu sei CFO e Chair Director, adesso poi ci dirai anche come gestisci queste due casacche. No, ricorderai un attimo i numeri che dicevi, visto che i numeri ne sono venuti fuori. Stiamo comunque in un consesso dove la dimensione imprenditoriale è imprescindibile, perché nessuno sta dicendo che non ci debba essere quella dimensione lì. Io partirei dalla fine, cioè che tipo di risultati avete ottenuto, poi ci dirai come, soprattutto nelle veste di responsabile delle risorse umane. Sì. Allora, io qua mi sento abbastanza a casa dentro la Bocconi, perché sono stato molte volte studente qua, quindi non rinnego da dove sono partito. Io ho sempre fatto economia e commercio, volevo fare il responsabile del controllo di gestione, poi il CFO e così via. Quindi io sono un uomo molto di numeri, un uomo molto di numeri che adora le persone. Quindi un personaggio strano, nel senso, infatti io sono decisamente strano e matto. Però il tema qual è? È che il risultato finale a cui accennava lui è che negli ultimi 4 anni noi abbiamo in parecchie persone, quindi non io, non solo Stefano, non solo Sole Terre, abbiamo rivoluzionato un'azienda di 2500 persone, dando un messaggio che quindi si può fare. Perché noi abbiamo sempre messaggi negativi, che non si può fare, non si può fare niente, non si può provare, non si può tentare. Io adoro provare e sbagliare, e sbaglio, ma una cifra sbaglio, però poi lo aggiusti e provi a vedere il risultato. Il risultato finale è che se voi prendete il bilancio pubblico di Teleperformance, che ho chiuso io come direttore finanziario 4 anni fa, diceva meno 10 milioni d'euro. Se voi prendete l'ultimo, appena chiuso, ormai stiamo già chiudendo uno nuovo che è ancora più bello di quello dell'anno scorso, ma se voi prendete quello dell'anno scorso dice più 2 milioni e mezzo. Allora vuol dire che si può fare. Però se noi, amanti dei numeri, facciamo anche la proiezione, non solo dal meno 10, la bella riga curva alla Paperon dei Paperoni, che mostra da meno 10 a più 2,5. Se noi mettiamo la stessa identica riga, bellissima, della soddisfazione dei nostri dipendenti, perché noi misuriamo l'employee satisfaction a tutti i nostri dipendenti con dei questionari segreti, dove loro in una scala da 1 a 10 ti mettono un voto. Ecco, noi una volta prendevamo parecchi 1, parecchi 2, parecchi 3, come se non bastasse, c'è pure un campo commenti dove vi potete immaginare il commento segreto che il dipendente scriveva dicendo che da 1 a 10 era contento 2. Io li leggevo, anche quando non ero capo del personale, li leggevo e pensavo, ma quanto è brutto lavorare qua, ma a me mi sembrava di lavorare in un'azienda diversa, perché a me mi piaceva un sacco anche l'azienda di prima. Ma se non piace però alle 2500 persone che ci lavorano, che piace solo a me, allora vuol dire che c'è uno scollamento. Allora quella curva andava dalla scala, vi risparmio il tecnicismo, va da meno 100 a più 100. Se tutti te mettono 1, 2, 3 fai meno 100. Noi quando perdevamo 10 milioni quella faceva più 6%. Oggi quella fa più 79%. Cioè vuol dire che noi quelle stesse identiche 2500 persone che gli faceva schifo lavorare lì dentro, adesso dicono,
noi siamo un contact center, non siamo Tesla, non siamo Google, noi siamo un contact center. Le nostre persone dicono: non c'è un posto migliore del mondo dove io posso pensare di lavorare. Cioè è fantascienza. Però l'abbiamo fatto noi, non abbiamo licenziato nessuno, non abbiamo fatto cassa integrazione, non abbiamo assunto nessuno. Abbiamo semplicemente fatto una cosa che è partita da me, che essendo il CFO, che per casi strani della vita era stato nominato direttore HR, poteva fare cose diverse da quelle che può fare lei, che è un HR vera. Io sono un cialtrone HR, quindi ho detto: io posso fare cose che la gente non farà mai, non penserà mai. Diranno: è un cialtrone, un CFO, anche un po' dispregiativo, per cui lasciamoglielo fare. Io ho fatto 830 colloqui individuali da solo, non rompendo le scatole a nessuno in azienda, perché noi perdevamo 10 milioni d'euro, poi 5 milioni d'euro e poi piano piano siamo arrivati positivi. Quindi l'ho fatto io da solo. Ho chiesto: ma perché non ti piace lavorare qua? Ma come posso fare a fare in modo che ti piaccia un po' di più? Poi l'ho chiesto a lei, poi le persone erano volontarie, non è che io le costringevo, io dicevo: io sto qua, mi mandate un WhatsApp, me lo chiedete, io facciamo un colloquio. Ma ditelo voi, ma come faccio a farti lavorare meglio? Ma a te cos'è che proprio ti dà fastidio? Io poi non lo sapevo se quello mi ha messo 2, 3, è chiaro che quasi tutti avevano messo un voto brutto, però non lo sapevo. Qualcuno mi diceva: ma a me mi piace lavorare qua, e io dicevo: vabbè, parliamo uguale. Parliamo di altre cose, ma il lavoro tuo, tu che lavoro fai? Ok, spiegami il lavoro, ti piace il lavoro? Quindi, in una modalità folle, io ho chiesto aiuto alle persone che si sono sentite non coinvolte, ma di più. C'è gente che lavorava da 16 anni in azienda, non aveva mai parlato con un dirigente, faceva: è la prima volta che parlo con un dirigente. E questo ti dava la sensazione del perché era brutto lavorare da noi. Ma chi è un dirigente? Cioè uno che c'ha un ruolo aziendale, no? No, ma io solo il fatto che lei sta a parlare con me, io dicevo: ma tanto dammi del tu, perché se mi dai del lei non andiamo bene, perché tu non mi dirai veramente cos'è che non ti piace. Allora immaginate che a un certo punto io ho iniziato a fare anche il capo del personale a giugno 2019, a febbraio è arrivato il Covid. Poi sembrava che smetteva, poi ricominciava, tutti che chiedevano a me come usciamo dal Covid, io dicevo: ma a me lo chiedete, cioè io poi, a me piace sempre dire una so sta cosa, chiedetela a quelli bravi che la sanno. A un certo punto io ho percepito che c'era però un problema, che le nostre persone, ma io in primis, c'avamo paura, no? Però era brutto di che c'avevi paura, io ho detto: vabbè, non dimo proprio che c'avevamo paura, no, noi urlavamo dai balconi, si può fare, andrà tutto bene, però c'avevamo paura, perché non so voi, ma io c'avevo una cifra di paura. Allora ho detto: ho capito, qui abbiamo bisogno di gente brava, non cialtroni come me, proviamo a farci aiutare da qualche psicologo. Qua entra lui, noi rompiamo le regole, perché io odio proprio le regole, sono un CFO che dentro la Bocconi sostiene che con le regole non si va da nessuna parte. Quindi a un certo punto ho detto: facciamo una cosa, chiediamolo però aiuto a qualcuno bravo. Quindi ho chiesto in giro e loro facevano un'attività bellissima su Taranto, quella che accennavo prima, di psicologi che aiutano persone che hanno, e bambini e genitori soprattutto, che hanno difficoltà. Quindi io ho chiamato lui e ho detto: noi abbiamo questa necessità, come famo? No, bellissimo, che quello serio devo farlo io in questo duetto, io che sono un anno profito ONG sul campo, devo fare io quello serio, Gianluca, però è una cosa che faccio molto volentieri, no? Grazie Gianluca per le belle parole, e mi ricollego a quei giorni lì che effettivamente erano giorni di grande paura per tutti. E noi come Sole Terre siamo presenti a Pavia, Policlinico di Pavia, ospedale in cui è stato operato, è stato guarito per fortuna, curato e guarito il paziente 1, quindi un ospedale in primissima linea in quei drammatici giorni del 20 e poi anche del 21. In quel momento eravamo già presenti con psicologi presso il reparto di pediatria, in particolare poi nella parte di oncomatologia pediatrica. Noi offriamo un sostegno alle famiglie che hanno un bambino che si ammala di cancro. Quel gruppo di psicologi, fra l'altro c'è qui Damiano Rizzi, presidente e psicologo, con un coraggio pazzesco, in quei giorni invece di decidere di restare così a guardare e sperare che tutto andasse bene, prese una decisione incredibile per il coraggio, cioè decise di scendere fianco a fianco con i medici e con gli infermieri e col personale sanitario, anzitutto per rendersi disponibile, dire se loro stessi come operatori avevano o meno bisogno. Quindi partì un progetto stupendo di prima emergenza, di supporto psicologico nella prima emergenza,
che permise ai nostri psicologi anche di accumulare subito un'esperienza unica a contatto con una cosa nuova che spaventava tutti, dagli operatori ai familiari, a chi si ammalava chiaramente, che era il Covid. Ecco, quell'esperienza forte, importante, è stata poi alla base dell'ascolto e della conoscenza con Teleperformance, perché comunque c'era una paura esplicitata in un modo diverso, in un ambito aziendale, persone a casa, persone smarrite, un modo di lavorare completamente nuovo, però un'expertise in questo caso di psicologi. Nel frattempo Soleterre aveva creato una rete, che c'è tuttora, una rete nazionale di supporto psicologico fatta di professionisti che continuano a formarsi per essere in grado di rispondere prontamente alle varie emergenze e disagi che l'esperienza Covid ha portato. Ecco, quella rete ha permesso di iniziare a dialogare con Teleperformance su un bisogno specifico in azienda e che veniva molto chiesto proprio all'interno dell'azienda. Vuoi magari raccontare proprio come era nata? Sì, no, la cosa era nata perché non sapevamo quello che stava succedendo, non sapevamo come andava a finire. Quindi abbiamo cominciato a parlare fra di noi, cioè a cercare di fare come dei gruppi di ascolto volontari tra cialtroni, nel senso che però c'era tutta gente che aveva fatto studi completamente differenti, quindi poi era più un tentativo di stare insieme e confortarsi e aiutarsi. Però all'interno dell'azienda, perché poi comunque in azienda, nonostante non piacesse in generale stare in azienda, però c'erano delle persone che stavano insieme da anni, quindi magari non ti piaceva delle performanze, però i colleghi ti piacevano, cioè anche nei momenti più bui che non ti piaceva come l'azienda ragionava, però poi tra le persone c'era un rapporto completamente diverso. Quindi siamo partiti da lì e allora abbiamo detto: perché non proviamo a chiedere a qualcuno professionista di creare un gruppo di ascolto, ma con un professionista? Quindi da lì è nata, parlandone con Stefano, l'idea di prendere una psicologa di Soleterre, una persona meravigliosa della quale io mi sono follemente innamorato, che facesse uno sportello di ascolto gratuito. Quindi le persone, in maniera assolutamente, diciamo, poco tecnologica all'inizio, adesso un po' più tecnologica, dicevano: ok, io vorrei fare lo slot dalle tre. Abbiamo iniziato con due pomeriggi a settimana, 4 ore ogni pomeriggio, poi siamo stati travolti dalle richieste, perché prima pensavamo: boh, chissà se piace, non piace, è lo psicologo dell'azienda, io vado a raccontare le cose mie in azienda. Io li ho tranquillizzati, gli ho detto alla numero uno: quello che dite allo psicologo a me non interessa, ma cosa più importante, la psicologa la radiano dall'albo se dice a me quello. Allora sulla fiducia in me a quei tempi era poca, ma radiano dall'albo qualcuno suonava come una cosa più convincente. Quindi siamo passati a 3 pomeriggi e poi abbiamo iniziato a fare una serie di cose collaterali con altri psicologi sempre di Soleterre, dove all'inizio abbiamo fatto un gruppo di ascolto di 10 persone, quindi persone assolutamente volontarie alzavano la mano e partecipavano, e abbiamo fatto una serie di gruppi, 4 incontri a distanza di una settimana con un incontro finale, sempre naturalmente online perché eravamo in mezzo alla pandemia. Questo ha creato un'onda d'urto di cambiamento all'interno dell'azienda, che insieme ai l'accumularsi di quei famosi colloqui miei individuali, perché oggi sono diventati 830, 4 anni fa erano 1, 2, 5, 10, 20, per cui piano piano c'era una sensazione che l'azienda era lo stesso, gli uffici erano lo stesso, le persone erano le stesse, ma l'azienda stava completamente cambiando, che è una cosa meravigliosa come messaggio di speranza, perché uno dice sempre: vabbè, ma è impossibile cambiare. Ecco, io vado in giro con orgoglio e con cialtroneria a dire: oh, l'abbiamo fatto noi, con 2500 persone. Questa è un'azienda adesso completamente differente, completamente differente. Abbiamo vinto ultimamente un premio folle, siamo diventati Great Place to Work, mai nessun contact center in Italia era diventato Great Place to Work. Che significa? Mamma mia quanto mi piace lavorare qua, no? Mai. Cioè, noi siamo quinti in Italia e io mi sono anche arrabbiato perché io volevo diventare primo. Sono un cialtrone ma con grandi ambizioni, io volevo diventare primo. Il secondo anno diceva: ma mai nessuno è entrato direttamente al 5° posto della classifica. Io ho detto: vabbè, ma io volevo essere quello che era proprio il primo, che non è mai successo. Ok, il secondo anno siamo diventati 4 quarti,
tutti a celebrare, a festeggiare. Io c'avevo una faccia che non sono andato manco a fare la foto a ritirare il premio. Il bambino Gianluca che andava là e diceva: come guardi? Ma io è primo, no? Poi se leggete i primi c'è sta American Express, cioè per darvi un'idea con chi stiamo combattendo. Però io volevo essere primo, dico, questa deve essere l'ambizione. Allora con Sole Terra adesso noi abbiamo una serie di altri progetti che vi racconterà Stefano. Sì, ecco, il progetto quindi è partito in un tempo assolutamente eccezionale, però ha seguito tutte le caratteristiche dei progetti, quindi una fase pilota, una valutazione attenta e poi una fase di implementazione che continua adattandosi al mutare delle condizioni. Covid è un ricordo che fa paura come ricordo, per oggi le aziende sono tutte molto trasformate. Però consentitemi di portare l'attenzione su due elementi anche di innovazione, oltre al fatto anzitutto che questo progetto lo facciano con uno no profit e non con uno dei tanti service provider aziendali. Questo già è un tratto distintivo. Il secondo è un tema un po' tabù anche quando si parla di CSR. Non si parla più di soldi necessari per finanziare progetti che portano trasformazione sociale. Non voglio essere polemico, però la CSR non è esclusivamente il benessere dei dipendenti e non è neanche l'attenzione all'ambiente, l'attenzione al riciclo, e anche ricordarsi dei partenariati con chi cerca l'innovazione, il cambiamento sociale ogni giorno. E allora chiedere la domanda: ma quanti fondi davvero la tua azienda sta anche mettendo nei partenariati? È una domanda che non si pone più, però va posta. Ora, con Teleperformance, con una trasparenza pazzesca, noi abbiamo, dialogando, conteggiato nel budget il costo del servizio, quindi gli psicologi super professionisti avevano un costo, e poi l'abbiamo raddoppiato, perché nell'altra colonna ci stava il supporto di un progetto sociale che ha un'importanza pazzesca, perché grazie al loro extra supporto a Taranto garantiamo il supporto psicologico dentro nel reparto di oncomatologia pediatrica con la migliore professionista che abbiamo trovato. E quindi stiamo parlando anche di soldi, e sono molto molto orgoglioso che dopo 3 anni continuiamo a presentare i budget con 2 colonne, il costo del servizio, e invece di fare la no profit sfigata che si abbassa il costo perché noi dobbiamo costare meno del profit, assolutamente no, il nostro costo è il doppio perché ha un impatto sociale talmente evidente che permette a un numero molto elevato di bambini con il tumore di avere il miglior supporto psicologico possibile, e di questo sono molto orgoglioso e molto grato. No, secondo me questa è la strada, cioè se noi ogni volta, molte volte io sono stato sgridato, allora io vengo sgridato 4 volte al giorno, non so voi, io 4 volte al giorno se va bene, da mia moglie, da mia madre, da mio fratello, da Stefano, da Damiano, io vengo sgridato sempre. Sono stato sgridato perché mi hanno detto, studiando l'albo fornitori, mi hanno detto: scusa, ma Sole Terra chi è? E io gli ho spiegato chi erano, ho detto: vabbè, ma che cosa stiamo comprando da loro? No? Questo a livello Europa, chiaramente, perché in Italia sarei io il capo, diciamo. Però a livello Europa no, c'è un capo. E loro mi hanno detto: vabbè, ma sta roba la fa pure Manpower, la fa pure Ramsad, E io ho detto: ma non è. Cioè, non è proprio. Ma con tutto il bene, io da Ramsad ogni anno compro una serie di altri servizi, così come da Manpower. Ho detto: ma non è uguale, cioè non è uguale, qui stiamo parlando di una associazione, di una fondazione, cioè qui stiamo parlando di un'altra cosa alla quale noi diamo dei soldi, il costo totale, come dice lui, ma io non mi hanno cacciato, sto ancora qua, poi finché addirittura ho portato un risultato inutile, per un po' non mi cacciano. Io gli ho detto: noi, loro costano di più. Cioè Ramsad Manpower mi farebbe il servizio loro a un prezzo più basso, però il margine di Ramsad, poi nel senso col massimo rispetto di Ramsad, però, però dove stanno poi i progetti che fanno loro? Prima parlavo con Damiano, cioè la casa nuova che stanno aprendo in Ucraina per i bambini malati di tumore, io non voglio entrare dentro Ramsad, magari con una parte dei soldi miei Ramsad ci comprava una barca ma apriva pure un centro di accoglienza in Guatemala, non lo so. Però dico, è questo che è diverso. Per questo che quando mi hanno detto: ma vuoi venire con noi lì? Io ci vengo. Ma io ho raccontato una cosa del genere pure all'incontro annuale di Andaf, che non è così divertente, vi assicuro, è l'incontro annuale dei direttori finanziari italiani, dove ogni tanto sono costretto ad andare. Non è così divertente. Ma io ho raccontato questo progetto là.
qualcuno se l'è segnato, o magari qualcuno a qualcun'altra società o a qualcun'altra associazione. Però noi dobbiamo andare in giro a dare un messaggio, uno di cambiamento, due di progetti, due di comunità. Quello che ha cambiato tutto da noi a Taranto è questo senso di comunità. Cioè, prima noi eravamo 2500 persone che lavoravano scontente per un'azienda, adesso siamo 2500 fuori di testa che lavorano per una società con l'orgoglio di dire: guarda delle performance che fa. Cioè, non solo fa questo, ma regala a Taranto, ci sono i delfini, sembra assurdo, c'è l'Ilva, sono tornati i delfini perché hanno un po' spento un pochettino, troppo poco ancora l'Ilva, sono tornati i delfini. Allora noi abbiamo regalato una serie di gite in barca ai bambini dei nostri dipendenti per andare a vedere i delfini. Questa è l'idea di azienda differente. Quello che ha raccontato prima lei che fanno è meraviglioso, oppure che fanno loro di McDonald's. Questa è la nuova idea. Cioè, non c'è più il profitto per il profitto per il profitto. Allora, io sono un CFO che ha studiato a Bocconi, quindi quanto mi dovrebbe a me piacere il profitto del profitto del profitto? Sì, ma oggi è cambiato il contesto. Oggi il profitto si fa se tu cambi l'azienda come l'abbiamo cambiata noi, come l'hanno costruita loro. Il profitto lo fai se le tue persone non pensano di andarsene o gli fa schifo di lavorare da te. Prima il profitto lo facevi a prescindere, anzi anche di più se la gente gli faceva schifo. Chi fa schifo? Vattene o ti caccio, non me ne frega niente, fa schifo, tu lavori qua e lavori. Adesso il mondo è cambiato, è un altro mondo, il profitto si fa solo con questa nuova modalità, non c'è alternativa. Allora, grazie anche per la sceneggiatura, siete stati bravissimi, un tandem, si vede che lavorate bene assieme. Grazie davvero per il vostro racconto. E Laura Celli, manager per la sostenibilità di Edenred. Voi offrite servizi di welfare, però avete anche del welfare interno. Sì, noi crediamo moltissimo che il benessere in azienda sia una leva strategica per l'impresa stessa, a tal punto che aiutiamo le nostre aziende e clienti offrendo dei servizi, e qui ringrazio Ronald McDonald prima per come è stato in grado di raccontare ed essere il primo ambassador. Noi offriamo alle nostre aziende e clienti, abbiamo come prodotto di punta il ticket restaurant, ma offriamo anche piattaforme welfare, quindi la possibilità di dare alle proprie persone in azienda un credito che sia poi spendibile e utilizzabile sia per servizi di caregiving, ma anche per servizi di intrattenimento ed educazione che aiutino le persone a migliorare il proprio work-life balance e a stare meglio in azienda. Ovviamente se lo vendiamo poi fuori dobbiamo essere non solo i primi ad adottarlo, ma dobbiamo essere i primi ad avere cura di come stanno le nostre persone in azienda. Abbiamo una strategia di sostenibilità che mette quindi le persone al centro di quello che è il nostro impegno. Lo facciamo credendo e spingendo molto sulle tematiche dell'inclusione, quindi la valorizzazione delle diversità e l'inclusione delle persone in azienda. Lo facciamo con la formazione, perché come è emerso anche prima, in realtà se per essere felice in un'azienda, per andare tutti i giorni a lavorare contento, l'azienda ti deve anche dare gli strumenti per poter affrontare quelle sfide che sono necessarie per essere stimolato ogni giorno a dare del meglio e una crescita anche personale. E poi ci prendiamo cura delle nostre persone con tutta una serie di iniziative. Anche noi ascoltiamo le nostre persone, lo facciamo in un modo un po' più, se posso dire, ortodosso di teleperformance, forse anche meno divertente. Abbiamo una survey che ogni due anni viene insomma distribuita in realtà in modo digitale a tutte le persone del gruppo Edenred nel mondo per capire quali sono i bisogni, quindi per cercare di non calare dall'altro un impegno, una strategia, delle iniziative per il benessere senza ascoltare quelli che sono poi in realtà i bisogni delle persone per essere più felici e più contenti di venire a lavorare ogni giorno. Quindi accanto a quello che è un impegno molto forte di formazione, tra l'altro abbiamo una media di 17 ore di formazione l'anno e non sono i corsi noiosi davanti al PC, facciamo anche l'ultimo a cui ho partecipato, tra l'altro io per prima come utente, era un corso sulle competenze tech sviluppato secondo una modalità di gamification, quindi cose anche abbastanza innovative e che escono un po' dagli schemi, perché poi per fare sostenibilità bisogna pensare fuori dagli schemi. Cosa facciamo però poi per il benessere delle nostre persone concretamente ogni giorno all'interno della nostra realtà?
benessere, prima di tutto benessere fisico e psicologico. Quindi come prima cosa abbiamo integrato quelle che sono le polizze assicurative previste dal contratto collettivo nazionale per quadri, dirigenti e dipendenti con una polizza assicurativa aggiuntiva che non solo consente di ampliare quella che è l'offerta per tutti, ma ci consente di essere più inclusivi. Questa polizza consente di avere una copertura assicurativa anche alle persone in stage e anche alle persone che stanno con noi per un tempo determinato, come può essere una sostituzione di maternità. Benessere anche psicologico, quindi abbiamo, l'ho sentito già, ma anche noi abbiamo offerto alle nostre persone la possibilità di accedere gratuitamente a delle sedute psicologiche in cui poter affrontare sia dei momenti di stress legati alla propria vita lavorativa ma anche personale, e possono poi continuare questo percorso se vogliono sulla nostra piattaforma di welfare aziendale utilizzando quello che è il credito che ogni anno viene riconosciuto a ciascuno di noi in azienda. Un'altra iniziativa simile a quella fatta con Uno Bravo, ma più focalizzata su quello che è il tema della genitorialità, è un'attività di self-coaching. La genitorialità è un momento delicato nella vita delle persone e spesso nel mondo del lavoro è stato visto un po' in contrapposizione con quello che poi è la crescita professionale e personale. Noi non crediamo questo, io non sono genitore, ma credo che essere genitore in realtà ti aiuti a sviluppare delle competenze, queste famose soft skills, che poi in realtà puoi mettere in atto nella tua vita quotidiana lavorativa. Offriamo alle persone che tornano dalla maternità o dalla genitorialità, quindi anche dal congedo parentale che comunque spingiamo affinché anche i padri, di cui anche i padri ne possano usufruire per dare la possibilità alle madri di dedicarsi allo stesso modo alla propria attività lavorativa, proprio per aiutarli a capire come quello che hanno appreso in quel momento può in realtà essere poi traslato nella vita di tutti i giorni nei luoghi di lavoro. Benessere, abbiamo il titolo di questo evento quest'anno è Abitare il cambiamento è anche il cambiamento delle nostre città, e abbiamo pensato a un pacchetto di soluzioni che aiutino le persone nel benessere, anche nel venire a lavoro in un modo diverso e con una mobilità più dolce. Noi ovviamente accanto allo smart working, noi abbiamo 10 giorni, offriamo alle nostre persone la possibilità di stare a casa, di lavorare da casa 10 giorni al mese, 12 per i neogenitori con figli sotto i 3 anni, offriamo flessibilità oraria, ma offriamo anche una soluzione diversa per venire a lavoro in alternativa a quello che è l'auto privata. Quindi non solo ci facciamo carico di una quota dell'abbonamento ai servizio dei mezzi pubblici, che comunque possono pagare in modo rateizzato attraverso l'addebito in busta paga, ma offriamo anche tutta una serie di soluzioni, in realtà è una soluzione che noi per primi vendiamo, è Red Mobility, che possono aiutare le persone a, ad esempio, acquistare servizi di bike car sharing. E quindi già iniziare a venire a lavoro in bicicletta, magari con piste ciclabili sicure e magari evitando il traffico, è un qualcosa che in realtà aiuta il benessere delle persone ed è un bisogno che abbiamo insomma carpito e captato. Ovviamente non viene meno tutta quella serie di iniziative di engagement che aiutano le persone a sentirsi parte di un'organizzazione. Noi siamo abbastanza numerosi perché siamo circa 600 in Italia. Noi abbiamo un ambiente anche noi, come prima si raccontava, molto aperto negli spazi, ma aperto anche nella possibilità di scambiarsi tra di noi idee, opinioni, di ricevere feedback. Per noi la survey, che si chiama Eden Voice, quindi la voce di Edenred, non è un momento out of blue nel contesto aziendale. Noi quotidianamente abbiamo l'occasione di condividere con il top management, col middle management, quelli che sono le esperienze o le ambizioni che ciascuno di noi ha. Abbiamo uno spazio quindi aperto, ma momenti di condivisione ci piace viverli anche fuori. Le nostre persone hanno la possibilità di effettuare una giornata di volontariato retribuita, andiamo tutti insieme, dedichiamo le iniziative di volontariato principalmente a 2 ambiti. Noi siamo noti per il ticket restaurant, per la pausa pranzo, e quindi ci piace dedicare del tempo, delle energie, delle risorse a chi quella pausa pranzo poi magari o quel pranzo non ce l'ha
assicurato, quindi collaboriamo con Caritas Ambrosiana, con Banco Alimentare e diamo il nostro servizio prima di tutto, quindi andiamo tutti insieme sia nei punti di raccolta di Banco Alimentare piuttosto che nei mercati solidari, piuttosto che nelle mense per la distribuzione del cibo. E poi in un altro momento dell'anno dedichiamo la possibilità, diamo alle nostre persone la possibilità di dedicare del tempo tutti insieme alla cura del verde nelle zone urbane in cui siamo presenti. È un'iniziativa che aiuta a fare team building, è un'iniziativa che ci vede coinvolti dall'amministratore delegato, tutto il top management è sempre presente a ciascuno di noi. Tra l'altro noi abbiamo il problema opposto, adesso guardo la mia collega Anna che è qui e che si occupa insieme a me di queste attività, noi spesso abbiamo più persone dei posti disponibili per fare il volontariato aziendale, che è una cosa bellissima ed è una cosa che negli anni sta crescendo. Proprio perché forse anche noi abbiamo portato negli ultimi anni un po' di cambiamenti e cerchiamo di far vivere l'azienda e il benessere delle persone in azienda nella quotidianità. Grazie, grazie a Laura Celli. Marta Antola, voi invece fate un lavoro diverso, voi siete, come dire, quelli che facilitano, dei facilitatori di questi tipi di processi. Assolutamente sì. E, appunto, è importante secondo me fare un po' di premesse per spiegarvi com'è che siamo arrivati a sviluppare un prodotto come Planet, che è questa piattaforma, e come mai abbiamo deciso di mettere insieme la tematica dell'engagement con quello della sostenibilità. Abbiamo parlato di tanti temi e sicuramente una delle problematiche maggiori, tutti sappiamo che è per l'azienda, è quello della retention, quindi c'è un problema enorme nel riuscire a trattenere i dipendenti. E questo avviene per tantissimi motivi, secondo Gallup ci sono tantissimi studi per cui soltanto il 14% dei dipendenti effettivamente si sente parte della cultura aziendale. Sicuramente perché ci sono stati dei cambiamenti anche generazionali molto importanti, anche per le persone soprattutto tra i 25 e i 35 anni cercano nel lavoro cose diverse rispetto a generazioni precedenti, gli danno un peso differente e quindi diventa veramente di vitale importanza capire per le aziende effettivamente che cos'è che porta via questi talenti e come fare a trattenerli. Prima cosa importante da capire è che sicuramente la soluzione non riguarda solo la parte meramente economica, ci sono aziende che hanno cercato soluzioni soltanto in questo senso e hanno fallito, quindi il tema è molto più vasto e riguarda il tema dell'engagement in generale, come che abbiamo affrontato appunto anche con aziende che sono in questo senso particolarmente virtuose. Il tema dell'engagement quindi è importante perché si connette al tema anche della cultura aziendale. Ci sono aziende che hanno una cultura molto molto forte e queste aziende sono le stesse che poi effettivamente hanno tassi di engagement molto alti. Tutta questa premessa come si connette poi al tema della sostenibilità effettivamente? Tante aziende portano avanti iniziative bellissime, faccio l'esempio molto pratico, però per esempio ci sono aziende che scrivono dei bilanci di sostenibilità fantastici, che sono dei documenti di centinaia di pagine che sono assolutamente interessantissimi per gli addetti ai lavori, di poco interesse comunque, spesso i dipendenti non sanno neanche che questi bilanci per esempio vengano stilati, è un problema enorme perché ovviamente l'idea di un documento del genere è riuscire a rendere effettivamente partecipe tutta la popolazione aziendale. E soprattutto è un problema perché noi sappiamo, ci sono tante ricerche che ci dicono che i dipendenti sono interessati alla sostenibilità. Un po' perché vogliono crescere le loro conoscenze in questo senso, vorrebbero essere resi partecipi del cambiamento dell'azienda e un po' perché hanno interesse a lavorare per delle aziende che effettivamente ci credono e portano avanti iniziative in questo senso. La soluzione che poi noi abbiamo sviluppato si chiama Planet, è una piattaforma che aiuta proprio le aziende a fare formazione e di conseguenza aumentare i livelli di engagement. Questo perché utilizziamo come metodologia per fare formazione, che magari appunto se pensiamo alla formazione noi pensiamo a qualcosa di molto tradizionale, classico, magari anche individuale, noi utilizziamo la metodologia della gamification, quindi Planet è un gioco a tutti gli effetti, è anche un gioco molto divertente, nel senso che noi ci abbiamo anche giocato ovviamente nella fase di sviluppo internamente e è un percorso che si sviluppa in settimane e che aiuta le aziende ad affrontare tematiche ovviamente a scelta loro, nel senso che noi abbiamo sviluppato dei contenuti che affrontano le tematiche più disparate, dalla diversity all'inclusion, ma alla mobilità, all'alimentazione, e poi sta all'azienda capire in quel momento lì quali sono le tematiche che gli interessa affrontare, perché hanno determinati obiettivi, perché hanno
fanno, appunto, magari le trovano più affini al business della quale si occupano. E in generale il modello della gamification funziona molto bene, nel senso che secondo me anche un tema che cui abbiamo discusso in tanti panel anche in questi giorni che ho sentito, la sfida grande è rendere la sostenibilità divertente e semplice, nel senso che tantissime tematiche non sono assolutamente alla portata di tutti, e rendere la sostenibilità divertente aiuta anche ad attrarre delle persone dalle quali non avevano alcun interesse effettivamente ad avvicinarsi a tematiche di questo tipo, per esempio dipendenti che non erano appunto particolarmente sensibili al tema della sostenibilità si avvicinano grazie a Planet a queste tematiche perché gli interessa, sono magari molto competitivi, quindi gli interessa vincere la sfida, oppure sono persone alla quale piacerebbe fare un'attività di team building. Quindi come si struttura questo percorso? Appunto è una piattaforma che dura, di solito la durata di questo percorso è di 8 settimane, le persone si sfidano a quiz oppure missioni, quindi noi gli chiediamo concretamente di attuare delle modifiche ai loro comportamenti della vita, per esempio per quanto riguarda l'alimentazione, e poi documentare questo cambiamento. A ogni sfida effettuata appunto vengono assegnati dei punti che poi possono essere anche utilizzati sul nostro EcoShop per sostenere dei progetti di compensazione, quindi anche un modo per parlare di questa tematica. E appunto per esempio noi un caso di successo che abbiamo avuto è stato con il gruppo FS, che ha collaborato con noi anche l'anno scorso. Avevamo iniziato con un pilota piccolo, nel senso che aveva coinvolto 450 dipendenti, poi noi siamo anche molto attenti, soprattutto nella fase di fine percorso, a chiedere feedback. Abbiamo chiesto tanti feedback ai dipendenti e quello che ci hanno detto è che effettivamente il 94% di loro aveva interesse a ricominciare a fare un percorso del genere, quindi a fare una sfida del genere, magari affrontando contenuti diversi. E quindi quest'anno poi svilupperemo con loro un percorso più vasto che coinvolgerà migliaia di dipendenti. E perché in generale appunto è importante coinvolgere i dipendenti? Per due motivi, nel senso che sicuramente avere dei dipendenti più consapevoli aiuta da un punto di vista di impatto diretto. Dei dipendenti che sono attenti e consci di quali sono i comportamenti da adottare per essere più sostenibili aiutano a diminuire l'impatto dell'azienda stessa, quindi sono anche tutti dati che poi possono essere inseriti nel bilancio di sostenibilità. E secondo, soprattutto un po' il tema a cui facevo riferimento prima, quindi quello di riuscire a comunicare e rendere consapevoli i dipendenti di delle azioni che si stanno portando avanti. Non si può fare cultura aziendale o inserire la sostenibilità, farà diventare un pilastro della cultura aziendale se i dipendenti non sono assolutamente consapevoli di quanto sia stato fatto fino a quel momento. Grazie Marta. Siamo in chiusura, siete stati bravissimi. Io mi è rimasto una curiosità che girerei a bilancioni, visto che dicevi che anche queste occasioni, no, di networking e di incontri a livello, quantomeno a livello italiano, fra chi ha il tuo ruolo anche in grandi aziende. Oggi abbiamo sentito, avete raccontato 5 più uno, nel senso, voi le avete raccontate insieme, esperienze di grande maturità dal punto di vista dello sguardo sul cosa significa essere impresa oggi, sì, perché poi è quello, no? sul senso dell'impresa. Questo tipo di attenzione, questo tipo di ragionamenti, questo tipo di linguaggi, io ho sempre... mi piace segnarmi un po' le parole che tornano, no? Allora, identità, cura, talenti, coerenza, comunità, felicità, è stata una delle prime parole citate. Quanto è diffusa tra chi ha il tuo ruolo nelle grandi aziende italiane questo tipo di attenzione? Allora, sempre più. Qualche anno fa non sentivi nessuno parlare, ma neanche per finta, perché poi bisogna sempre distinguere tra quello per vero e per finta, ma dico, però prima neanche per finta, cioè neanche per sbaglio qualcuno parlava di temi come questi. Adesso qualcuno ne parla per finta, qualcuno ne parla sul serio, però sempre di più, cioè sia nel, diciamo, io frequento sia il mondo, diciamo, dei CFO che il mondo dell'HR. Il mondo dell'HR è chiaramente molto, ma molto più avanti. Il mio mondo dei CFO pensa ai soldi, quindi dice tutto bene questa cosa, ma tant'è che svelo un piccolo autosegreto, nel senso, mentre lei parlava del progetto Forest io pensavo figo, io HR ho pensato figo, io CFO ho pensato
dopo le chiedo quanto costa o le chiedo una presentazione, perché ci sta, perché è normale che sia così, perché non potrebbe essere diversamente. Noi siamo clienti Edenred da anni, cioè nel senso, però prima in azienda si parlava semplicemente di soldi, che non c'è niente di male. Se tu sei un'azienda, anzi se non pensi di soldi perdi sempre 10 milioni e rimani in vita perché paga la corporate che ti tiene in vita, no? Adesso si parla di servizi che ci avranno un costo, però tu hai già spostato dai soldi al servizio, all'idea, alla felicità, no? Perché tu dici, ma quanto costa la felicità dei dipendenti? Boh, cioè nel senso, è una serie di cose, una serie di percorsi. Allora, adesso la gente si pone il problema, ci poniamo il problema del welfare, del benessere. Prima si parlava dell'aumento di stipendio, dell'una tantum, no? Adesso si parla di che cosa è meglio fare con quei soldi. Cioè, a me si è fo capo del personale, in quegli 800 e passa colloqui, sembra assurdo, nessuno ha chiesto l'aumento di stipendio. Cioè, anni fa tutti avrebbero chiesto l'aumento di stipendio, il livello, l'una tantum, un bonus, no? A me nessuno mi ha chiesto questo. E tu dici, ma è follia. Però rendetevi conto che quella era un'azienda dove a nessuno gli piaceva lavorare. Quindi eravamo l'esempio del male, cioè nell'esempio del male nessuno ti chiedeva i soldi. E chiedeva attenzione, ascolto, interesse, dovresti fare Google Word delle parole. A me la gente chiedeva rispetto. Allora al Gianluca CFO penso, ma rispetto quanto costa? E tu poi pensi, niente, no? O il mio tempo, ma il mio tempo non vale niente, il mio tempo è pagato dall'azienda. Cioè, il tempo delle persone che insieme a me hanno trasformato l'azienda, perché non è che l'ho fatto io, sto qui, ma non è che l'ho fatto io da solo. L'abbiamo fatto prima da solo, poi in tre, poi in cinque, poi era come quella cosa bellissima che ha detto prima lei. Mo sono troppi quelli che vogliono fare il volontariato, no? Ecco, adesso siamo troppi che vogliono cambiare l'azienda e fare cose. E allora dobbiamo sistematizzare, dobbiamo farlo fatto bene, perché non è che tutti i giorni possiamo fare volontariato. Noi tutti i giorni dobbiamo fare il cambiamento dell'azienda, però c'è spazio anche per quello. Però il mondo sta cambiando, cioè questo io ritorno sempre, il mondo sta andando da un'altra parte, noi possiamo pure fingere che non sia vero, ma il mondo sta andando da un'altra parte. Quando io faccio i colloqui per assumere le persone, no? Allora sono tutti neolaureati, adesso ho assunto dei meravigliosi neolaureati pugliesi, io si sente che sono romano ma adoro la Puglia, cioè ci sono le persone meravigliose che io gli faccio il colloquio prima che si laureano, perché se loro si laureano poi vanno a lavorare in IBM, non vengono a lavorare da noi, no? E allora io glieli faccio prima, fanno la tesi da noi, noi abbiamo una persona meravigliosa che va là nell'università, gli fa, oh, puoi fare la tesi con noi? Quanto ti manca? 3 esami, preciso, tu vieni, fai la tesi con noi. Noi ti conosciamo, te ci conosci, ci piaci, noi ti assumiamo prima della tesi. Io sono andato il giorno della tesi di due ragazzi e gli ho fatto firmare il contratto dopo che gli hanno detto che l'avevano presa la tesi, perché prima non lo potevo fare. Quindi io stavo là con loro, ho le foto che sembra lo zio d'America che è venuto per regalare. Loro non mi hanno mai chiesto quanto gli davo. Io a un certo punto io mi sono sentito come a dire, ma ho capito, ma te lo devo dire, cioè, se a firmare un contratto. Loro hanno detto, vabbè, ma questo. Però adesso l'idea di lavorare in teleperformance mi piace, perché è quella cosa di welfare che hanno raccontato anche loro, perché boh, a me piace troppo teleperformance, però anche a lavorare da loro, secondo me è una figata. Allora questa è l'idea di messaggio che dobbiamo cambiare, no? Perché no, sembra, no, ma è una figata, ma io, cioè, non lo sapevo quello che facevano loro di Andreani, e magari ho pure mangiato i prodotti loro, però loro sono una realtà in Puglia conosciuta, che io conoscevo ma come titolo, no? Però l'idea che in un'azienda che fa prodotti, chiamiamoli di nicchia, che ormai non sono più nicchia, perché... Cioè tu a Gravina fai un prodotto che non è il grano, pensi, vabbè, ma te proprio già sei proprio andato a cercare, cioè nel senso, non lo so, vai a Gragnano e fai solo cose senza glutine, ti dicono, ho capito, ma apri là Avellino, no? Cioè loro là fanno quel... è come se in un futuro da McDonald's tutto si mangia tranne che l'hamburger. Mo piano piano succederà, perché fra un po' succederà e già stiamo sulla strada, cioè sono dei miei amici che da anni vanno solo a fare colazione da McDonald's. Però perché sono matti come me, perché io dico, ma ci stanno i bar normali e loro vanno là, no?
È più buono, scusate, ho detto una sciocchezza, è molto più buono e anzi c'è una promozione speciale se vi interessa. E caffè a 50 centesimi per tutti i partecipanti al Festival della Sensana. Voi portate questo se ce l'avete, o se l'avete uno normale, anche la spilletta va bene, è gratis. Grazie a Gianluca Bilancioni, a tutti i relatori, è stato credo anche divertente sentirvi e anche entusiasmante da un certo punto di vista. Grazie e buon pranzo a tutti. Grazie.